prossima fermata, nazionale Torino. Buongiorno da Piazza Venezia. Sono appena scesa dall'autobus. Siccome ho un po' di tempo prima del mio appuntamento, voglio passare un attimo in una libreria alla Feltrinelli per chiedere se il buono che ho online è valido anche nei negozi, perché mi è stato regalato un buono da spendere lì per il mio compleanno e quindi voglio andare a vedere se posso usarlo direttamente nel negozio. Sono le 2 del pomeriggio e io ho fatto tutto quello che dovevo fare stamattina e adesso inizia la nostra passeggiata nel centro di Roma. Andiamo a vedere 2 posti molto interessanti. Siamo arrivati al primo posto di questo giro di oggi. A Piazza Sant'Eustachio, per capirci dietro il Pantheon, c'è il palazzetto di Tizio da Spoleto. Sulla facciata si possono ammirare delle pitture esterne, realizzate da Federico Zuccari, che rappresentano delle scene della vita di Sant'Eustachio, appunto. Queste pitture furono realizzate nel 1559 e lo sappiamo perché si vede lo stemma di Pio IV dei Medici. E in quell'anno, nel 1559, fu eletto Papa e quindi abbiamo questo elemento per collocare temporalmente la realizzazione di queste pitture. Prima eravamo nella zona del Pantheon, adesso invece siamo nella zona di Via Giulia ed è a 10 minuti di distanza a piedi, non è lontano. A Piazza Ricci c'è Palazzo Ricci, che è un palazzo degli inizi del Cinquecento, che fu costruito per la famiglia nobile dei Calcagni. La facciata che dà su Piazza Ricci è l'unico esempio di facciata a gomito presente a Roma. Come vedete, la facciata presenta delle decorazioni dipinte, che rappresentano delle scene storiche, dedicate alla grandezza dell'antica Roma. Queste pitture esterne furono realizzate nel 1525 da Polidoro da Caravaggio, un allievo della scuola di Raffaello. C'è una curiosità da raccontare su Palazzo Ricci. Intorno alla metà del 1500, in questo palazzo visse Monsignor Giovanni della Casa, che fu segretario di Stato di Papa Paolo III e che qui scrisse il celebre Galateo, il libro delle buone maniere. Temo che a breve inizierà a piovere. Io non ho l'ombrello con me. Comunque, io stamattina sono uscita di casa con l'intenzione di registrare questo vlog, che alla fine sto registrando con il mio cellulare, perché praticamente mi sono dimenticata la memory card della videocamera a casa, sulla scrivania. Dove ho la testa? Dove ho la testa? Comunque, stiamo facendo una bellissima passeggiata, spero che vi stiate divertendo. Allora, sto tornando a casa, mi sto dirigendo verso la fermata dell'autobus, però siccome sono passata per Campo dei Fiori, vorrei aprire una parentesi. Allora, non credete troppo a chi vi dice che oggi Campo dei Fiori è un mercato tradizionale, perché non è più così, purtroppo. Vendono cose estremamente commerciali, non ci sono più i banchi di frutta e di verdura come c'erano una volta. Chi vi vende i tour al mercato di Campo dei Fiori e ve lo vende come un tour in un mercato tipico di Roma, un mercato tradizionale, non ci credete troppo. Quindi ci sono molte altre alternative, ci sono tantissimi altri
mercati di quartiere che sono veramente veraci, tipo il mercato Trionfale, adesso questo è il primo che mi viene in mente. Però pensateci due volte prima di comprare dei tour che vi portano a spasso per questi posti e ve li vendono come super tradizionali, quando in realtà non lo sono più. Ecco, volevo dirvi questo. Sono al Largo Argentina. Questi sono gli scavi che hanno recentemente aperto al pubblico. Infatti vedete, c'è la passerella per passeggiare in mezzo agli scavi. Comunque, la nostra passeggiata al centro di Roma finisce qui. E niente, anche oggi, come è successo nel vlog in cui vi ho parlato delle statue parlanti, ho voluto attirare la vostra attenzione su elementi di Roma che non sono così apprezzati, forse. Nel senso che sono cose che si notano solamente se si osserva, se si guarda, se si cammina con lo sguardo verso l'alto. E quindi vi invito a passeggiare per le strade di Roma, a perdervi per i vicoli del centro storico, sempre con il naso all'insù. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io mi sono molto divertita a portarvi in giro oggi. E quindi niente, adesso torniamo a casa. Allora, alla fine stamattina sono andata in libreria, come vi dicevo, e ho scoperto che il buono regalo che avevo era spendibile in negozio. Non so perché ero convinta che fosse spendibile solamente sul sito. Avevo questa convinzione, non so perché. Comunque, ho preso 3 libri che mi incuriosivano molto, quindi ho voluto prenderli. Ho preso questo, poi ho preso questo e infine questo. Li leggerò e poi, quando li avrò letti, vi farò sapere che cosa ne penso, perché adesso non posso dare un giudizio perché non li ho letti. E niente, questo è tutto per il momento. Buongiorno, buongiorno. Che dite, piove oggi? Secondo me sì, guardate che cielo. Secondo te piove, Famos? È troppo preso dagli odori del terreno. Allora, sono le 2 del pomeriggio e ho appena finito di montare questa video lezione di grammatica. Penso sia una delle migliori lezioni di grammatica che abbia mai fatto. Cioè, proprio sono soddisfatta della spiegazione grammaticale che ho dato sulla differenza d'uso tra modo indicativo e modo congiuntivo. Se vi siete persi questa video lezione e volete approfondire l'argomento, andate a guardare quella lezione e poi fatemi sapere se vi ha aiutato anche solo un pochino a capire meglio l'uso del congiuntivo in italiano. Lo dico qui nel vlog perché probabilmente ci sono alcune persone che guardano solo i vlog e che magari hanno un livello un po' più alto, no? E che magari si sono perse questa lezione qua. Fatemi sapere. Allora, sono appena scesa dall'autobus e adesso mi sto dirigendo verso il cinema, davanti al quale mi devo vedere con il mio amico Luca, perché andiamo a vedere un film insieme stasera. Dopo vi dico quale film. Però prima dobbiamo capire se il cinema dove vogliamo vedere questo film si è aperto. Quindi sto andando a vedere se è aperto. Allora, buone notizie, il cinema è aperto. E andiamo allo spettacolo delle 21, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, ma Luca mi raggiunge tra 10 minuti e poi magari facciamo un aperitivo. Non so, mangiamo qualcosa comunque prima del film.
Andiamo a vedere il film di Paola Cortellesi che si intitola C'è ancora domani. Avevo il dubbio che il cinema fosse chiuso perché non sono riuscita a trovare la programmazione su internet, soprattutto perché ho provato a chiamare 3 volte oggi pomeriggio ad orari differenti e nessuno mi ha mai risposto al telefono. Quindi mentre aspetto potrei andare a chiedere alla signora alla biglietteria perché non risponde al telefono. Luca è tornato tra di noi. Ciao a tutti. Allora, abbiamo ordinato una focaccia, un tagliere regionale con salumi e formaggi e poi delle polpette al sugo. Ci facciamo sempre riconoscere. E poi da bere io ho preso una birra, questa qui, birra del Borgo. Invece tu, Luca? Io ho preso un nero d'Avola, un rosso siciliano, molto buono. Allora, prima di parlare del film che ho visto ieri e dell'argomento serio che ne consegue, facciamo una cosa estremamente leggera e apriamo il pacco che mi è arrivato da parte di Vico Foodbox, che ringrazio tantissimo per avermi mandato anche questa volta un pacco di Natale. Eccolo qua. Saluta qua, guarda che c'è. È venuto a vedere se può racimolare qualcosa da sgranocchiare, ma no, 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 no. Calendario 2024, carino, questo lo metto sulla scrivania. Allora, abbiamo praline di cioccolato al latte ripiene di crema alla nocciola e cereali. Buono. Poi, ah, che bella questa scatola. Cioccolatini al liquore strega. E poi il pandoro. Il tartufone. Cioccolato fondente ripieno al caramello. Non fa bene ai denti, però buono. Bevanda aromatizzata a base di vino spumante, fragolino. Quindi sarà un rosato. Cantucci alle mandorle. E questo è un panettone siciliano. Voi sapete che il panettone è in realtà lombardo, però ci sono un sacco di pasticceri siciliani che fanno dei panettoni buonissimi. E se non sbaglio, l'anno scorso o qualche anno fa, non mi ricordo esattamente, però c'è stato un anno in cui il miglior panettone d'Italia è stato il panettone di un pasticcere siciliano. Bene, sono molto curiosa di assaggiarlo. Se avete voglia di provare qualche cibo natalizio italiano, vi lascio il mio codice sconto, che potete usare tranquillamente sul sito di Vico Foodbox. Che ringrazio di nuovo per avermi mandato tutte queste cose. Grazie mille. Volevo parlarvi un po' del film che ho visto ieri. Mi è piaciuto molto. Il film si intitola C'è ancora domani, di Paola Cortellesi. Ed è il suo esordio alla regia. Lei è un'attrice, ha diretto il film e ha anche recitato nel film, lei è la protagonista. La storia è ambientata a Roma nel 1946, pochi giorni prima del referendum in cui gli italiani e le italiane per la prima volta sono stati chiamati a decidere se mantenere la monarchia oppure cambiare totalmente e votare per la Repubblica. Ovviamente l'esito del referendum è noto a tutti, ha vinto la Repubblica, tantissime donne hanno votato per la Repubblica. Il film racconta la storia di questa donna comune, Delia, che si giostra tra le varie cose della vita quotidiana di quel tempo, la cura della casa, la crescita dei figli, la gestione della violenza sia fisica che psicologica di suo marito, la paura che tutto ciò possa accadere anche a sua figlia, la porta a prendere determinate decisioni. Ovviamente non posso dirvi troppo del film perché non voglio svelare nulla. Qualcuno di voi magari si trova in Italia e lo vuole vedere al cinema, oppure sicuramente prossimamente sarà disponibile su qualche piattaforma di streaming, quindi non voglio
assolutamente rovinare il film a nessuno, perciò non dirò molto altro della trama. Dirò solo che il finale è sorprendente, emozionante, perché ci sono alcuni elementi nel film, nella prima parte del film, che ti portano a pensare che la storia finirà in un certo modo, che la protagonista farà determinate cose. Il finale è totalmente inaspettato e estremamente intelligente. Appunto, il film racconta una storia che era estremamente comune in quegli anni, negli anni del dopoguerra, e che purtroppo però è estremamente attuale anche oggi, perché c'è uno scontro tra le donne che appunto prendono in mano la propria vita e certi uomini che non lo accettano. Ed è un problema culturale perché appunto non viene insegnato, per esempio, che la forza, essere una persona forte, non significa essere violenti, essere prevaricatori e ossessivamente controllare qualcuno. Essere forti è tutto il contrario. Essere forti significa essere gentili, avere rispetto degli altri e delle passioni degli altri e degli obiettivi di vita degli altri. Essere forti significa essere contenti per il successo degli altri. Non viene insegnato come gestire la frustrazione che ci può essere in seguito ad un rifiuto, per esempio, o ad un no. Non viene neanche troppo spesso insegnato ad ascoltare gli altri. Penso che le cose possano veramente cambiare nel momento in cui si insegni a avere cura dei propri sentimenti, a rispettare gli altri e ad insegnare soprattutto che l'amore non è possesso, ma è tutto il contrario. L'amore è l'assoluta libertà. Tornando al film, se ne avete la possibilità vi consiglio di guardarlo perché è un bel film. Ah, e poi è in bianco e nero e riprende un po' il filone del cinema neorealista. E la cosa, diciamo, bella è che ci sono dei momenti di leggerezza nel film, ci sono dei momenti anche molto divertenti, ma questo non oscura gli elementi negativi della storia, cioè non toglie importanza ai momenti importanti e negativi della storia. Ed è bello vedere come si alternano questi momenti, perché proprio appunto, come dire, la vita è proprio così, anche in una situazione estremamente pesante e buia c'è la speranza, no? Di una vita, di una situazione migliore. Questa secondo me è una cosa molto importante, la speranza del domani, perché senza speranza è molto difficile andare avanti. Credo che questo sia tutto per il vlog di oggi e niente, spero di avervi tenuto compagnia e spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie per averlo guardato e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!